Mina Sana Yoko Semas! Sto facendo il video! Basta. Questo è il fine del video, ciao! Allora, mio figlio si rifiuta a fare i video dicendo che ha smesso YouTube, ma la gente ha diritto di conoscere. Io volevo fare un'intervista a mio figlio a distanza di 3 anni e lui non partecipa all'economia domestica. Fatti vedere. Vedete anche che cosa ci ha appeso all'orecchio? Mio figlio ha messo l'orecchino. Davvero, da vera rock star. L'altro giorno ha fatto confusione, ci ha attaccato all'orecchio la catena della bicicletta, però. Ok, amore. Dormo. Sì, dormi. Partecipa all'intervista. Dormo. Il programma di oggi, che è sabato, io devo fare sempre 1000 cose. La mia cominca, la mia casa antica. Non ha la casa in sé, che è un porcile, ha delle cose che ho lì. Mentre Edoardo, e questo per farvi capire com'è uno studente giapponese, Edoardo, che sosterrà il Juken per entrare alle varie università l'anno prossimo, già da quest'anno ha iniziato a studiare intensamente. In realtà lui non fa Juko, però la fase in cui studi per fare i test d'ingresso si chiama anche quella Juken. Io sto andando a lavorare, lui viene con me perché ha bisogno di distrarsi e andare in un posto diverso rispetto alla casa per poter studiare. Quindi, visto che Mirasaka fa molto freddo, mi sa che passerà la giornata in macchina. Siamo passati davanti a un gruppo di poliziotti. Amore, partecipa attivamente, tieni sta macchina fotografica. Allora, ti faccio l'intervista. Volevo dormire. Hai già dormito abbastanza. Prima di tutto volevo dirti, sai che stanotte all'1:30 c'è stato un lunghissimo terremoto? Sì. Lo sai? Risvegliati. No, io dormivo di brutto, per fortuna. No, beh, non era così grande. La mamma mi ha detto che è stato lunghissimo. Sì, era lungo. Io ho detto, per fortuna non l'ho sentito perché avrei passato la notte in bianco, perché io, nonostante i tanti anni in Giappone, ancora muoio proprio di paura per ogni volta che c'è un terremoto. Soprattutto in casa nostra, che dal punto di vista sismica direi che è a posto, ma essendo stata costruita su delle palafitte in ferro, si muove molto e fa moltissimo rumore, quindi mi viene paura. Tu perché non dormivi a quell'ora? Mi ha suonato il telefono, non visto. Dell'allarme? Sì. A me non ha suonato, neanche a Taishi. No, l'applicazione che la mamma. Ah, adesso. Disaster, forse io non no, no, quello non va bene, io ho messo un altro. Riprendi questo negozio qua. Questo è il primo negozio che non era lì, ma era dentro un centro commerciale, che mi ha fregato e ha fatto un errore enorme, perché fregandomi io per un costo di una vite dei giochi dei miei figli mi ha fatto pagare 500 yen e lui si è perso un cliente d'oro, perché io, essendo stato, perché adesso ho passato quella fase, appassionato di fotografia, gli aveva comprato 1000 cose e si è giocato un cliente d'oro, un po' per passione, un po' per malattia, aveva comprato tante cose. Adesso mi fermo a un 7-Eleven dove prendi un po' di colazione, ok? Come va la scuola? E che ambizioni hai nella vita? Non ho capito niente. Allora, la prima domanda è: come va la scuola? Cioè, adesso che da anni, ormai sono 2 anni, questo è il secondo anno o il primo anno, sai che persona, già sto soffrendo tanto. Un anno che vivi fuori casa? Un anno e mezzo che vivi fuori casa. Da notare che, devo dire, anche se mi incazzo da mattina alla sera, che lui non è bravo, è bravissimo, perché lui da solo studia tutto il giorno e buona parte della sera, perché torna a casa tardissimo, e poi si mette a cucinare il cibo che gli prepara la mamma, però comunque molte cose se le deve fare lui, e la mattina se ne preparare il suo vento, fare queste cose. Porco cincin, dovevo andare a destra. Com'è la vita da solo a Hiroshima? Come vivi? Com'è vivere in un appartamento da solo? Cioè, un ragazzo italiano, ti dico perché ti faccio questa domanda specifica. Nella tua situazione,
tappati le orecchie, il papà per primo l'avrebbe fatto, avere una casa a disposizione significava, sarebbe significato cazzeggiare dalla mattina alla sera, dormire, fare feste con gli amici, queste robe qua. E invece tu mi stupirai, come va la tua vita? Bruttissimo. Cioè? Studiare. Per me è meglio vivere da solo, perché prendere tutti i giorni il treno di 5 ore era troppo brutto, che mi buttavo troppo tempo. Perché tu prendevi 2 ore e mezza andata e 2 ore e mezza di ritorno. Sì. Madonna. Oltre all'alzataccia alle 4:20. A che ora siamo arrivati alla fine? Alla fine ci alzavamo alle 5 addirittura. Sì. Per me era tutto calcolato. Quello che puoi fare in Hiroshima, mentre vivevo in Miyoshi, quello che puoi fare in Hiroshima finiva tutto in 7. Che se non parti alle 7. Alle 7? Ah sì, cioè sì, tutta sì. La tua vita in Hiroshima finiva alle 7 di sera. Sì, 7 di sera non riesci ad arrivare prima di 10 a casa. Quindi la tua vita finiva alle 7 di sera, ma come, che vita facevi? Cazzo, c'è un 7 di leve, sto saltando tutto. Poi arrivavi, mangiavi, ti lavavi e andavi a letto. Non ho più italiano che... Va benissimo il più italiano. Tu sei un bambino che parla tre bambino. Lo so che non è più un bambino, però diciamo che sei un diversamente adulto che parla tre lingue, perché nel frattempo, negli anni, ha sviluppato e perfezionato il suo inglese. Edoardo, per scrivermi, mi scrive in inglese. Ma qui si mangiano il cap ramen alla mattina. Che neanche io ho fatto. Anche tu, guarda, questo, bravo. Andiamo a far spesa. Ok, abbiamo preso il tavolino. Tieni il telefono. È un tavolino da quelli da letto, che probabilmente Edoardo, appoggiandosi sulle gambe, stando in macchina, perché a Mirasaka fa freddissimo, riesce a studiare. Anche questa roba qua di tenersi, di togliere la maschera per parlare, è una cagata, perché da sotto la maschera uno può parlare benissimo. Tanta gente, non parlo in Giappone, ma in Italia, quando deve parlare, ha la necessità di spostarsi la maschera. Non c'è nessun motivo. Peggio ancora quando è al telefono. Perché cosa vuol dire? Quando sei al telefono vedo la mascherina. La mascherina non va assolutamente a interferire per una normalissima chiacchierata con un telefono. Detto ciò, da quando hai iniziato a vivere da solo, come è cambiata la tua vita? Cos'è che è successo? Non più tempo. Anche non dal punto di vista di studio, che io dopo che ho iniziato a vivere da solo ho avuto la prima volta il tempo di giocare, come si dice, con gli amici fino a tardi, parlo fino alle 8, 9. Sì, ma... noi usiamo il termine giocare, vuol dire vedersi con gli amici. Ah, come si dice? Dai, vedere i miei amici. Perché in giapponese si dice per incontrare gli amici, c'è il giocare dentro, com'è che si dice? Assolutamente. Mentre vivevo in Miyoshi potevo andare a vedere i miei amici, non so, una volta al mese. E per farlo dovevi prenderti al sabato mattina il treno alle 4:30, cioè. Non potevo mai andare in un altro posto dopo scuola, che dovevo sempre tornare perché diventa tardi. Adesso dopo scuola, che faccio il club, che è una cosa... che devi andare in Giappone. E tu che club fai? Anche se è un secret. This is a secret? Questo è un secret. Non è un secret. Che club fai? Continui a fare Shorinji Kempo? Sì, musica e Shorinji, che è un'arte marziale. E della musica tu sei diventato responsabile del club, giusto? Sì, per tutta la scuola. E poi tra l'altro lui sente molto queste responsabilità, anche quando non era responsabile ha sempre sentito la responsabilità del gruppo, che è cresciuto probabilmente con questa tua tenacia. E non così bene. Non così bene, però è andato avanti, amore. Gruppo che purtroppo, ragazzi, è migliorato tantissimo, ma non potrete vederlo perché lui non vuole farvelo vedere. E quindi rimarrà un segreto. Quando diventerai famoso in tutto il mondo sarai costretto a mostrarti. Quindi hai avuto più tempo per vedere i tuoi amici, però voglio che tu faccia presente che cosa significhi vedere i tuoi amici. Perché in Italia
cioè, allora tu sei uno che abita da solo, ok? Mm. Che gestisce da solo il tuo tempo e che vedi i tuoi amici. Fino a che ora al massimo tu vedi i tuoi amici? Poche volte fino al prossimo giorno. Cioè, un giorno non dir cavolate. La scuola finisce alle 4 e da lì ho il club che finisce alle 6 e mezza. Ok. Dopo le 6 e mezza cosa fai? Tutti se ne vanno a casa e tu cosa fai? Beh, tanti fanno come me, ma vado in posto che ti dà il posto per studiare, vado a studiare lì. Cioè vanno in una biblioteca. Beh, così. Ma non è una biblioteca, è un posto dove si effettivamente ti danno delle stanze per studiare, e che tra l'altro non è vicino, si fa mezz'ora di bicicletta per raggiungerlo. Studia fino alle 9:30, fino a che ora? 9. Eh? 9. Fino alle 9 e poi dalle 9 riprende la bicicletta e si fa altre mezz'ora e torna a casa. E da lì è stanco, vuole dormire, e infatti ogni volta io lo chiamo tra le 9:30 e le 10:30, o sta dormendo o sta mangiando mentre studia, perché questa è la sua vita. Quando vedi questi amici, quando è che ti dedichi agli amici e ti dedichi anche alla fidanzata? Io voglio che tu spieghi la differenza della vita di uno studente giapponese rispetto alla vita che fanno in Italia, che tu non conosci. Forse non conosco. Però io ti dico le differenze. No, è meglio che non vorrei ancora sapere. Quando è che vedi la tua fidanzata, per esempio? Ogni quanto? Poche volte. Poche volte cosa vuol dire? Poche volte al giorno? Poche volte, 2 o 3 volte al mese, anche più poco. E i tuoi amici ogni quanto li vedi? Cioè vedersi poi significa andare al ristorante, andare al karaoke, cosa che fate? Una volta andavo ogni settimana. Ma adesso che tutti sono concentrati a studiare, solo che andiamo a mangiare mezzogiorno insieme e basta. Quelli delle altre scuole hanno già iniziato a fare Juken, cioè questo percorso di studio 2 anni prima degli esami, o soltanto una cosa, una prerogativa legata al tipo di scuola che fai? Sì, un po' di persone iniziano, ma non tanti come vedo. Quelli di Miyoshi? No. Che è una scuola normale, cioè perché ci sono anche pubblici diversi. Questo per entrare nelle ambite università di un certo livello. Il corona gli sta rovinando la vita, perché in tutto questo lui del tempo libero programmato l'avrebbe. Cioè, cercavo le chiavi, le avevo lasciate in macchina dentro il cruscotto. Guardate che c'è lì il mio bambino. Ciao Topolino. Guardate che c'è qua. Fai vedere cos'è il catenaccio attaccato all'orecchio. Sapete che io non posso dire niente, perché io alla sua età avevo già 3 orecchini e avevo anche i capelli. No, questo me lo paghi. Te lo faccio pagare. 1000 video. Anzi, un video del tuo concerto. No. Cosa c'è dentro? Maiale. Maiale, per sentirti a casa? E poi cos'è che ha preso? Un onigiri al salmone? Sì. Quanto dormi per notte? Solitamente? 6 fino a 4. Da 4 fino a 6? Ti sembra normale? Poi arriva qua e si spara 24 ore di sonno e dice: papà, fammi studiare. Infatti io lo sto portando con me, non perché sia il luogo più idoneo, però almeno lì gli posso rompere le palle, io devo fare le mie cose, poverino. Riepilogando la tua realtà, che sei uno che abita da solo, che si deve far da mangiare, che deve farsi l'obentò, che la mattina va a scuola, finita la scuola deve fare i club obbligatori dentro la scuola di cui uno è responsabile, che per di più fa Juken, nel senso che già in fase di studio per gli esami di accesso universitario che saranno esattamente tra oltre un anno, che vede gli amici solo per pranzarci insieme ogni tanto perché sono a studiare insieme, solo per questo tu pranzi con i tuoi amici, vede la fidanzata 2 o 3 volte al mese quando tutti e due hanno il tempo libero, e poi è tornata a casa mentre mangia, studia e dorme dalle 4 alle 6 ore al giorno, contro gli italiani che, come ben sapete, non ho bisogno di spiegarvi come funziona la vita in Italia. Qua c'è la strada sempre crollata, interrotta. Questo non è normale ogni video. Che cosa che ha di speciale? Questo pesce qua così, non è normale. Che pesce? Cos'è? Salmone, eh? Sì.
Hai già mangiato? Sì. Questa è la colazione di Edoardo. Che colazione fai di solito la mattina? Cereal, cornflakes. Ah, e se la granola? Sì, cornflakes, si sì, richiamiamo cornflakes. Vi dico, invece, come noi, come genitori, noi assistiamo nostro figlio a distanza e vedendolo spesso siamo noi ad andare da lui perché lui non ha tempo di tornare. Adesso è a casa perché sono in dad. C'è il corona, c'è il corona. In realtà loro sono in dad non perché ci sia il corona, giusto? Voi siete a didattica a distanza perché stanno facendo giochen dentro la tua scuola, giusto? Ci sono i nuovi ragazzi che stanno cercando di entrare in shudo per non mescolare, per non far casino col corona, hanno deciso di fare, andare avanti con le lezioni, con la didattica a distanza. Io per esempio ieri, non altro ieri, per una situazione lavorativa dalla quale faccio parte, c'è stata una contaminazione, ho dovuto fare il PCR, e mentre tutti sono stati contaminati, la maggior parte, io sono tra quelli non contaminati, sono molto felice. Però ho vissuto quei giorni lì un po' male perché avevo i figli a casa. Lui che sta facendo Juken, l'altro che sta facendo veramente Juken, perché Taishi, che nel frattempo si era rotto un dito, ha pensato giusto un dito che non sta guarendo perché si era rotto in una posizione sfortunatissima e addirittura probabilmente lo devono operare, forse adesso sta andando meglio. Ha pensato con un dito rotto che si è rotto a pallavolo di andare a giocare a basket e spaccato un altro dito, quindi lui è sotto esame veramente, lui ha il Juken veramente e in questo momento ha due dita rotte. In quella situazione essere contaminante e contaminoso era pesante, infatti ho vissuto un po' segregato in casa con la mascherina, i miei spazi, avevo molta paura. Questo sto pescando, l'ho fatto. Fai vedere anche la strada, quella delica, noi ci possiamo permettere tutto. Ti ricordi quando avevamo provato di fare l'agricoltura in Mirasacca? Noi dal pollice verde, Mirasacca è la nostra casa antica dove c'è il giardino davanti. Sì, avevamo comprato semi che volevamo fare, era... Cos'è che avevamo preso? Verza e mera anche forse. Pomodori. Nel giardino cosiddetto giapponese noi ci abbiamo fatto l'orto. Abbiamo messo sottoterra tutto in un colpo, senza vedere il tempo. Non è uscito neanche una cipolla. Ah sì, anche cipolla abbiamo. Sì. È dura non riuscire a fare niente. Vabbè, per concludere, visto che siamo un po' arrivati, che messaggio vuoi dare ai tuoi postumi? No, che verranno nella vita, nel mondo dopo di te, non necessariamente il Giappone. Ah, non devi nascere in Giappone. Rispetto a 3 anni fa, la tua vita, anche se studi tantissimo, è qualitativamente migliorata anche nei rapporti sociali. Ah, una cosa che in realtà a me rende felicissimo, ma io devo stare zitto perché sono stato proprio tutto quello che non sono i miei figli, è che loro non c'è qua in Giappone il problema papà esco la sera, vado in discoteca, queste robe qua. Quante volte sei andato in discoteca tu a 17 anni? Tre. Ma non dir cazzate. Con quel catenaccio all'orecchio. Non è che... Solo che io sono bravo, non è che... Gli altri non vanno in discoteca? No, ma fumano, bevono. Ah, sì? Guarda che casino, che fermo qua, ragazzi tagliate l'erba perché se vado più avanti è sempre più pericoloso. Per me è un casino di avere un pullman? Un ma perché, scusa, cosa c'è di male? Guarda che casino, guarda. Vabbè ragazzi, mi fermo qua, ciao. Ed ecco a voi lo studente accampato al sole, quando sei stanco puoi tagliare l'erba. Il papà non c'ha voglia, come ben vedi. Un po' di giapponese. Cos'è che stai studiando? Matematica? Inglese. Sì, infatti, mi sembra proprio inglese quello.
Ok, stiamo andando a mangiare. Edoardo ha dormito. No, non è vero, ha studiato. E andiamo. Adesso sono le 1:52. Considerando che siamo in Giappone, solitamente si mangia a mezzogiorno. Speriamo di trovare qualcosa di aperto. Inizio per aprire Billy Pippo. Vieni qua, Billy Pippo, vieni qua. Dì la tua, di perché sei così cane. Ok. Edoardo, adesso andiamo a mangiare quello che abbiamo preso a Semi. Aia, no, dai, al 7-Eleven. C'erano delle patatine fritte che Edoardo ha già mangiato. Un panino. Questa è una mia pasta al... non mi viene il nome. Questo è un udon con ormoni, forse sono. Tu, Billy Pippo, non c'entri un cavolo. Mangiare. Da quando ti avevo... Da quando sono in Giappone. Allora, amore mio, com'è andata la tua giornata di studio col papà? Così così? Vuoi? Vorrei farti alcune domande all'imbrunire. Magari se levassi anche un po' il vetro. Adesso ha detto, dopo 16 anni sono ancora qua a studiare i kanji. Ma ricordati che dopo una vita di kanji non potrai mai sapere tutti i kanji. Se ti consola, il papà non ne sa neanche uno, quindi a casa. Tutte le strade portano a casa. La domanda è: come si divertono i giapponesi? O meglio, nello specifico, come ti diverti tu? Come lo facciano gli italiani non lo sanno. Tu hai una vita sociale. Tra l'altro è anche una ragazza, una fidanzata, che non è una cosa così comune nel momento in cui frequenti un istituto maschile, dove non ci sono occasioni pratiche per incontrare altre persone, perché comunque dalla mattina alla sera siete impegnati. Allora la domanda è: che cincin fate per divertirvi voi ragazzi giapponesi del 2022? Ah, cosa ha fatto mentre... Sì, con i miei amici? Sì, ad esempio hai organizzato delle cene, ma c'erano soltanto uomini, giusto? Sì. Ok, cosa avete cucinato? Facciamo nabe, che... come si dice nabe in italiano? Nabe. No, in italiano è una zuppa con tante cose dentro, tra cui anche la carne, e ci possono essere anche dei carboidrati, come possono essere il soba, il udon. In cosa consiste? Loro mettono una sorta di fornello da campo in mezzo alla stanza, dove c'è in questo un pentolone dove all'interno vengono messe verdure, carne, con acqua, soia, condimenti tipo sake anche. Dovresti spiegarlo tu però, al posto di... Perché sai più di me. Cioè, per esempio, tu che sei un cuoco stile MasterChef, mi dici che ricetta speciale è avere un bignè alla crema da 8 mesi nel frigorifero? Ah, no, un pudino. Un pudino, ah, un pudino. Sì, che è un pudino, forse è passato un anno. È passato un anno. Proprio lo stai facendo stagionale. Lo regalo come compleanno. Lo regali come compleanno al tuo amico che ti ha regalato come sì. Compleanno. Che carino. Cioè, è l'arte del riciclo, si chiama, riciclare i regali. Cioè, dopo un anno gli dai al tuo amico il budino che ti ha regalato. Non lo sapeva che non posso mangiare il budino, però dico. Sì, ecco, infatti c'è anche questa cosa qua dell'uovo. Edoardo, come sappiamo tutti, è sempre stato allergico all'uovo. Ma come mai oggi c'è un ragazzo di 17 anni che ha fatto un percorso alimentare, una dieta speciale per tutta una vita, e c'è un ragazzo che oggi se ne va tranquillamente a mangiare il ramen con i suoi amici che contiene uovo, che contiene uova, addirittura va a mangiare l'okonomiyaki con la sua fidanzata, che sono state anche male. Cioè, in poche parole, lui crescendo è diventato sempre più robusto e sempre più tollerante. Adesso, ma lo dicevi prima, in quel ristorante di prima categoria stellato dove siamo andati, che si chiama 7-Eleven,
che tu ormai non leggi più i contenuti delle cose. Ah, non li leggi più perché capisci già subito se c'è il problema. Beh, anche ma... Non perché... Sì, ma perché... Anche se capisco dovevo sempre leggere, adesso no, se mangio, anche se non mi accorgo, che un po' riesco a sopportarlo. Sì. Un po' riesci a sopportarlo, ma delle volte lo fai anche senza soffrire, non è... Sì, sì, sì. Cioè lo fai intenzionalmente. Il ramen, per esempio, ti dà degli effetti? No, una volta sì, ma adesso niente. Cosa che mangi ancora con l'uovo? Beh, okonomiyaki, certo che c'è uovo. E poi tutti i pane che... Sai, pane giapponese hanno sì. Tutti uovo. Ecco, per pane in Giappone si intende le brioche, qualunque cosa. Non è. Noi facciamo una distinzione. Qua chiamano tutto pane. Non si dice pane. Il pane è soltanto pane. No, brioche si chiama brioche. Ah. Ok, fai le cene con i tuoi amici e fate il so, cos'è di... Cos'è divertente? Sì, come si dice. Come se gli italiani cosa fanno? Ma gli italiani anche loro fanno le cene come voi, però al contrario di voi vanno al bar, vanno a bere qualcosa, oppure vanno in discoteca. Queste cose voi non le fate. Per il bar non c'è il bar, non esiste. La discoteca è un luogo... Così, cioè non è proprio ben visto. Non esiste. Non è, come non esiste? Esiste? Esiste, ma 18 anni. Anche 20 anni. Ah no, è vero, dall'aprile di quest'anno la maggiore età è diventato 18 anni. Che significa però maggiore età col diritto di contrarre, non so, un mutuo bancario, piuttosto che sposarsi, ma non puoi fumare e non puoi bere. Quindi una maggioretà un po' strana. Il nabe giapponese secondo me è al pari di una pasta all'italiana. No, dove andiamo sempre? A mangiare fuori? No, come si dice, a divertire. Sarà karaoke. Karaoke sarà la stessa cosa di discoteca italiana, che andiamo, se non abbiamo da fare, diciamo, dai, andiamo karaoke. Sapete, ma sanno karaoke? Sì. Karaoke c'è stato in Italia, non ha avuto successo, è sparito. All'italiana ti posso dire che, e ti parlo degli anni 90, sì, dentro ai pub, ai bar, c'erano questi angoli dove c'era il karaoke, invece al giapponese invece ci sono proprio delle stanze singole, indipendenti, insonorizzate, dove uno dentro fa i cavoli propri, può anche mangiare. Beh, ma ballate dentro? Sì, sì. Si balla dentro karaoke, io questo non... Sì, ma non è che andiamo a ballare, ma sì, proprio per andare a divertire che entriamo in karaoke in 4-5 amici e ognuno canta. I giapponesi li vedo molto timidi, però il karaoke si scatenano, cantare si scatenano. Cioè basta dargli un microfono in mano che parlano sempre, in Italia è già più difficile. Sono allergici al microfono, anch'io personalmente non amo avere un microfono in mano, mi mette in imbarazzo, non è un'abitudine, mentre tu sei cresciuto con il microfono in mano, tutti i bambini hanno sempre un microfono in mano. Ma scusa, i karaoke vanno maschi e femmine insieme? Sì. E tu vai con i tuoi amici e Yuna, che è la tua fidanzata? Sì. O solo con Yuna e solo con i tuoi amici separati, cioè fate vite separate? Sì, io andiamo separati perché... Tu vai da solo con Yuna? Sì, perché sono così, non solo che non volevo... non mi piace... confondere le amicizie con il rapporto. Sì. Tu non esci mai con altre coppie? Con un altro amico, con la fidanzata, non uscite a coppie? Coppie con coppie. Cioè tu, sì, tu sì, con sì, Yuna. Sì, sì, un po' di volte sì. E andate a karaoke? Sì. Ma invece i tuoi amici sono tuoi amici e gli amici di Yuna sono amici di Yuna. Non succede che tutti insieme vi troviate. C'è delle volte che i tuoi amici e gli amici di Yuna si incontrano insieme? Sì, sì. E dove andate? Karaoke, cinema, andare a
non so, shopping mall. A fare shopping? Sì, sì. Sì, oh. Poi ci sono le gallerie, com'è che si chiama Tondori? Com'è che si chiama i posti lì? No, quello... sono un posto che sono tanti negozi. Ma non si frequentano i giovani lì sotto? Lì non ci si incontra? No, non è un posto per... per incontrarsi? Sì. Non esiste. Perché in Italia, in alcune parti, parlo ai miei tempi, si usava incontrarsi in quelle che erano chiamate vasche, erano le gallerie, erano i portici dei vari negozi, ci si incontrava lì sotto. Non è che abbiamo, che potremmo dire questo è cosa che facciamo per divertire, che divertiamo, non so, più che ballare, ma più parlare. Sì, sì, beh, certo, questa è una cosa importante. Ma quindi la gente non balla? Sì. Tu balli? No, tu balli, tu hai fatto uno show, l'ho visto. Eh? Hai fatto lo spettacolo a scuola, ballavi. Quando? No, non a scuola, quello che hai fatto a scuola, che ballava. Ah, quel video? Foto. Sì, no, okay, quello era. Purtroppo non potrete mai vederlo, sì. Era bellissimo. Proprio ha fatto un video bellissimo e non me lo permette, non posso pubblicarlo. Privacy. A scuola hanno fatto uno sketch molto bello. Lui ha venduto e rivenduto la sua italianità. Non vuole, ma c'è una ragione. Spiega perché. Perché non solo io, non è che solo io che sono in quel video. Sì. Ci sono i tuoi compagni di classe che hanno beccato il papà su YouTube. Sì, giusto? Sì. E come hanno fatto beccare tuo padre su YouTube? E bastava cercare sudo in inglese. Ah, è vero. E hanno trovato quel l'unico video. L'unico pirla, sì, che ha scritto sudo in inglese, chi era? Tuo papà. Adesso qualche miei amici hanno visto mentre il video mentre sto leggendo in cesso. Produttività giapponese, si intitola. Eri in prima elementare, amore. Prima elementare. E invece, quando andate a mangiare fuori, dov'è che andate solitamente con i tuoi amici? Cioè, si usa andare da McDonald's o una cosa che non si fa? Cazzo, devo girare qua. Non dirle parolacce, sì, sì. Qua. Sì, potremmo anche. Cioè, andiamo anche a McDonald's, ma. Ma è interessante? No, è interessante perché è economico. Ah. Che dire altri. Ma e solitamente dov'è che si va? Ci vediamo a... cioè non si usa ci facciamo un panino insieme, ci facciamo un ramen insieme? Cos'è che si fa? Sì, anche questo, ci facciamo un ramen insieme. Abbiamo un qualche purpose, abbiamo qualcosa che per fare, come, non so, guardiamo vestiti o mangiamo un ramen buono. Guardiamo una cinema. Cioè, mangiamo un ramen buono, cosa vuol dire? Perché voi andate a posto a cercare il ramen buono. Sì. Non è che qualunque posto va bene? No, deve essere come... Puoi illuminare, fare il video decentemente, forse fare il soffitto della macchina. Era bello. È bella questa macchina. E dopo questo, non so, cerchiamo... qualche posto interessante, se non c'è andiamo a karaoke. Ma voi andate alla ricerca del cibo buono. Sì. Ma tu, per il tuo carattere, perché sei figlio della tua mamma, forse, o perché è normale andare alla ricerca di cose interessanti da mangiare? È normale. Che invece... abbiamo sempre parte diversa, se facciamo come la mamma. Ma senti, ma invece con Yuna cosa fai? Con Yuna il tuo tempo, cioè fate le cene a casa tu e Yuna. L'altro giorno sì. Hanno fatto un dolce anche che non abbiamo potuto mangiare. E lì col corona alla fine purtroppo fanno i programmi poi alla fine non si riescono mai a rispettare. Con Yuna vi scatenate il fatto di cucina. Ma chi è? Sei tu o è lei? Che cucina? Che, sì. Lei è brava. Lei è brava? La fidanzata di Edoardo e la metà di Edoardo e mangia il doppio Edoardo. Che io mangio? Sì, sì, Edoardo è uno che mangia. E anche con lei andate al cinema, andate a fare
No, non è vero, per esempio, con i tuoi amici andate anche al mare d'estate. Sì, ma anche con io non sono andato. Anche con io, separati sempre. No, mi ricordo l'aneddoto del tuo amico che aveva sotterrato i remi della barca. No, 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 anche la barca aveva sotterrato. Anche la barca. C'è un suo amico, per non portarsi a casa remi e barca, ha sotterrato tutto per tornare al mare il giorno dopo. Sì. Era intelligente, avrà lavorato come un pazzo. Ok, questo è il cinturino in shop. Parcheggerò Cucu qua. Cucu qua non è un errore, ma era l'italiano di Edoardo, che posso dire qui. Cioè, io? Sì, tu facevi Cucu qua. Davvero? Sì, non lo sapevi. Pensavo un modo per dire in italiano. No, lei, tu quando volevi andare da qualche parte indicavi col dito qua, 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 qua. Non lo sapevo. Ok, Edoardo, facciamo gli ultimi 500 metri per arrivare a casa e ti farò l'ultima domanda. Tieni tu questo per il campanello. Allora, vuoi una domanda tranquilla o vuoi che il papà arrivi a gamba tesa? Che senso? Che ti faccia una domanda di quelle direttissime del papà. Prova. Hai mai bevuto? Mai. Hai mai fumato? Mai. No, no, questo è vero, ma come faccio a dire sì? Eh? No, ho detto la verità, ma come faccio a dire sì? Come fai a dire di no, scusa? Eh? Come faresti a dire di no? Cioè, è vero che è vietato, ma io sono un padre al quale diresti una bugia di questo genere, di questo genere. Il resto me ne dette di palle vita tua. L'ultima domanda. Quando potrai venire in Italia? Dopo il weekend. Che sarebbe? Dopo un anno. Ok. E a vivere? Vivere? Sì. Che ne so. La domanda è questa, a parte gli scherzi. Tu sei italiano e sei giapponese. Dove sarà il tuo futuro? Non lo so dove. Dove sento bene. Forse non è neanche giapponese, neanche in Italia. Perché non vuoi stare né in Italia né in Giappone? Perché stai pensando a qualcosa oltre a quello che avresti già? Perché sia l'Italia che il Giappone non ti soddisfano? Non sento costretto di vivere in un mondo che hai qualcosa che sei legato. Ah, ok. Cioè, quindi tu non ti senti legato sia all'Italia che al Giappone, quindi sei libero di poter scegliere, che è la cosa giusta. Ma il problema è, dov'è che andiamo a vivere? Sei in prigione. Perché io in prigione? Cocaina. Cosa c'entra la cocaina con me? In prigione. Guarda, riprendi questo qua con la lucina, è bellissimo. È troppo interessante con la luce. È normale. Il carrozzone con la luce, l'avevo. No, avevo in mano. No, era attaccato al passeggino, quella rossa sì. Davanti e quella bianca sul manubrio. Non me ero accorto. Guarda. Va bene, amore, qualunque scelta tu vorrei fare, il papà ti appoggerà sempre. Questo lo sai. Perché sei il mio amore. Questa intervista o questa rintervista a mio figlio giapponese finisce qua. Magari domani ne facciamo un'altra. Saluta. Ciao. Saluta domani, anche domani devo fare questo. Mi devi lasciare dormire. No, non ti lascio dormire, devi studiare. In macchina? In macchina sì, puoi dormire. Ma non mi hai fatto dormire oggi. Non ti ho fatto dormire, ma non perché ti abbia obbligato io. Non mi hai obbligato. Papà non staccano vista. Ciao.